La provincia, insieme anche a tutti i comuni, sta lavorando ormai da anni per cercare di avere intanto un osservatorio che ci dica esattamente quali sono le situazioni di criticità e due, una politica comune, anche perché le iniziative prese singolarmente da un comune, per quanto importante, e non condivise con gli altri, crea difficoltà di mobilità ai cittadini. C'è da dire che molte volte il ragionamento sull'inquinamento lo si fa dicendo mobilità, auto private, eccetera. Tutti noi sappiamo che il vero obiettivo, la vera battaglia la dobbiamo fare sull'efficientamento degli edifici, perché il rapporto tra possibilità di ottenere un miglioramento ulteriore efficientando i nostri edifici rispetto a quello di intervenire sul traffico, ma sicuramente molto più significativo al primo. Questo non toglie che tutto ciò che possiamo fare anche dal punto di vista del sistema di mobilità, quindi delle automobili, si deve fare. Noi ragioniamo su questo, io poi qui darò anche un annuncio dell'intendimento nel fare una convenzione proprio per l'efficientamento degli edifici in un momento difficile, ma dove anche il governo ha messo degli incentivi di tipo fiscale se questo viene fatto.